Pillole di benessere. Pillole di benessere. Pillole di benessere. Bentrovati, il nostro appuntamento con Pillole di Benessere, bentrovati naturalmente da parte di Monica Celegato. Anche oggi abbiamo una graditissima ospite. Prima di presentarvela vi ricordo il nostro sito, che è www.benessereinradio.it, ci ho avuto anche un mancamento, e adesso vi presento la dottoressa Rosaria Cantoro dell'erboristeria Cantoro, che si trova ad Alberobello in provincia di Bari. Buongiorno dottoressa Cantoro e ben trovata. Buongiorno Monica e buongiorno a tutti quanti. Sta bene intanto? Benissimo. Perfetto, allora questa, beh insomma giustamente lei deve stare bene, dire. È circondata da prodotti naturali, dottoressa Cantoro, non può che stare bene, no? Ecco, allora di cosa parliamo oggi? Vogliamo parlare del ginseng, giusto per tirarci un po' su dai primi calori, dai primi caldi? Direi proprio di sì, anche perché il ginseng, io sono un amante del ginseng, è davvero un toccasana, no? È davvero un toccasana, in effetti si chiama il Panax ginseng. Il Panax, nome panacea, che deriva dal greco pan, tutto, akos, cura, cura tutto. In pratica è un rimedio universale per tutti i mali, è quello che dicevano gli orientali ed è quello che noi riscontriamo in effetti. È una pianta adattogena. Sì. E che cosa significa adattogena? Che chi ha, che ne so, un abbassamento di pressione lo innalza, chi ha la pressione alta lo abbassa. In pratica adatta tutto quanto il nostro organismo, è proprio una panacea. Anche chi ha problemi di diabete o glucosio nel sangue lo regolarizza, chi ha problemi di colesterolo lo regolarizza. Logicamente bisogna sempre prendere le cose adatte che servono per il diabete, per il colesterolo, per tutto. Certo, quanto. Certo. Questo serve solo per aiutare le nostre cure tradizionali a funzionare meglio. Beh, è una cosa straordinaria questa, quindi praticamente tu nel momento in cui l'assumi sembra quasi che lui capisca di quello che hai bisogno. Sì, dà un riequilibrio al nostro organismo. Noi consideriamo il ginseng, ripeto, una pianta adattogena, in pratica riequilibra tutto. Dobbiamo però distinguere tra i vari ginseng, ci sono vari tipi di ginseng, quello americano, quello coreano chiamato anche asiatico e il siberiano. Sì. Questi ginseng, il principio attivo del ginseng sono i ginsenosidi. Allora la quantità di ginsenosidi contenuti o estratti dal ginseng varia a seconda dell'età della radice, dal luogo e dal metodo in cui la pianta viene coltivata e essiccata. Sì. Quindi una pianta con buona norma prevede l'utilizzazione delle sue radici che abbiano almeno 6 anni. Ok. Quindi possiamo trovare del ginseng a basso costo e del ginseng ad elevato costo, perché logicamente curare una pianta per almeno 6 anni certo, per poi utilizzarla logicamente diventa una cosa diciamo più costosa, e sicuramente è più costosa. Sì, indubbiamente sì. Ma c'è differenza tra questi 3 ginseng che lei ci ha nominato, oppure bene o male insomma l'uso è uguale per tutti e 3? Allora l'uso è uguale per tutti e 3, okay. Però la differenza sta nei principi attivi contenuti in queste radici. Ripeto, il principio attivo sono i ginsenosidi e possono essere di tipo RG1, RB1, adesso non entriamo nei particolari. Sì, no, certo. Non ne riusciamo più. immagino, sì, anche perché magari non siamo più, a un certo punto non riusciamo più a seguirla. E, come si assume il ginseng? Sotto forma di pasticche, di come, dottoressa allora, Cantoro? Proviamo, diciamo che il ginseng migliore è quello in estratto molle, è un po' come un miele, sì. Viene utilizzato un misurino che è già contenuto nelle confezioni che noi acquistiamo, ha un sapore amaro, sì, che a me piace tanto, gradevolissimo, certo. Però non a tutti piace il sapore amaro.
Lo possiamo trovare in gocce sotto forma di tintura madre oppure in estratto secco sotto forma di capsule o tavolette. Ripeto, quello secondo me migliore è quello puro, però non tutti piace quel sapore amaro particolare del ginseng. Certo. Comunque quello puro, un grammo al giorno, in pratica un misurino al giorno, è più che sufficiente per tirarci su. Il potere di questa radice è quello di essere un antistress in tutti i sensi. Aiuta il metabolismo, aiuta il potere della mente, aiuta un po' tutto, purifica il sangue dalle tossine, ripeto, regolarizza il colesterolo, non solo quello, però attenzione, parliamo sempre del colesterolo cattivo, lo abbassa. Certo. Regolarizza un po' la pressione. Non è vero che il ginseng aumenta la pressione, l'aumenta perché ce l'abbassa. Ok, qui. Perfetto. Normalizza le condizioni di stress, previene i danni cellulari dalle ossidazioni, stimola la digestione intestinale, favorisce la crescita e la trasmissione dei nervi, aumenta soprattutto la resistenza fisica. In effetti gli sportivi lo conoscono benissimo come, sì, come utilizzo, sanno come utilizzarlo. È utile negli studenti per migliorare la memoria e rinforza il sistema immunitario, che non è poca cosa. No, direi proprio di no, dottoressa Cantoro. Ma senta una cosa, si può prendere una volta al giorno, come dicevamo prima? Ci sono controindicazioni o si può prendere tranquillamente una volta al giorno? Si può prendere tranquillamente una volta al giorno, possibilmente, logicamente, la mattina o prima di iniziare un'attività che sia fisica o mentale. Logicamente, prima di andare a dormire è un po' sprecato. Sì, sì, quello sicuramente. Non è, voglio dire, che ci sia possibilità che prendendolo tutti i giorni uno diventa un po' spiritato, dottoressa Cantoro. No, perché regolarizza. Okay. È come il caffè, noi lo prendiamo tutti i giorni, eppure non siamo spiritati se ne prendiamo una dose giusta tutti i giorni. Se prendiamo certo. due tazze di caffè al giorno non succede nulla. Certo. Facciamo le caffettiere da 10 o da 12, la cosa cambia. Giustamente, sì, se uno si mangia un vasetto di ginseng al giorno, giustamente poi diventa oltre lo spiritato. Però insomma, quindi, quant'era la dose, dottoressa, al giorno? Parlando del estratto molle sì. puro, un grammo è più che sufficiente. Il misurino contenuto nelle confezioni. In vendita. Perfetto, quindi insomma... Poi ovviamente dipende per chi lo vuol prendere in tintura madre o lo vuole assumere in capsule, dipende dall'azienda che lo incapsula quanto ginseng ci mette dentro. Certo. Sempre ginseng titolato in ginseng in principi attivi. Mm-hmm. Perché se mettiamo l'estratto secco è un conto, se mettiamo la radice polverizzata è un'altra cosa. Sicuramente. Va bene, dottoressa Cantoro, io la ringrazio davvero tantissimo perché lei ci dà dei suggerimenti utilissimi, quindi insomma abbiamo parlato anche del ginseng che insomma bisognerebbe assolutamente avere in casa da quello che abbiamo detto, perché una pianta che regolarizza come il ginseng, penso che ce ne siano veramente poche. Penso proprio di sì, ce ne sono poche. Ecco. È veramente un adattogeno, una pianta meravigliosa da avere sempre a portata di mano. Perfetto. Ringrazio lei, ringrazio l'erboristeria Cantoro, che ricordiamo si trova a Alberobello in provincia di Bari. Dottoressa Cantoro, speriamo di riaverla presto insieme a noi per scoprire magari qualcos'altro che riguarda il mondo delle piante e della natura. Sono sempre a disposizione. Grazie mille, buona giornata. Grazie a voi tutti, grazie Monica. Benessere in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di pillole di benessere. Recensioni, notizie, anticipazioni. Tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Benessere in radio.it. Salute, bellezza e benessere. In un click. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it. Benessere in radio.it.